che cazzo. Signori, buonasera e bentornati a questo quinto appuntamento del CHAC. Abbiamo appena finito di vedere le qualifiche ed ora avremo lo spettacolo della Super Bowl. Con me ancora in cabina di commento Renato Bettinetti, Franco Edizione, Robbe e Ivan Mezza. Mi sono dimenticato, c'è un rientro. E mi sono dimenticato prima di dire che in regia questa sera, Franco, abbiamo rientro, per favore. C'è Fabiano di Dio che praticamente si sta cimentando per la prima volta come regista e direi che tutto sommato sta andando anche molto bene. Siamo in attesa che il primo pilota parta per queste Super Bowl. Ringraziamo i telespettatori che fino adesso ci hanno diciamo guardato e hanno commentato insieme a noi su YouTube che cosa sta succedendo in pista. Abbiamo già detto che sono spettatori molto molto attenti.
molto a sbattere dentro l'auto di prepotenza. E si è trovato un po' in difficoltà sin dagli inizi di queste prequalifiche per quanto riguarda il suo stile di guida adattato a questa Corvette. Però poi, grazie all'intervento di Pasqualino Minotti, è riuscito a metterci una pezza. Vediamo cosa tirerà fuori. Io credo che comunque lui possa stare tranquillamente sul 5 basso. Vedo che cominciando a scaldare le gomme sull'ultimo rettilineo. Si appresta al curvone per poi mettersi alla S finale di Suzuka e poi partire al giro. Ecco, proprio adesso ha effettuato quel tipo di manovra che sottolineavo poc'anzi, cioè lo sbattere in curva all'ultimo e decisamente la macchina. E senza mezzi termini, ecco, si appresta prima, seconda, una prima, diciamo, in uscita utilizza una prima marcia mentre alcuni la interpretano in seconda e si va a mettere adesso sul rettilineo del traguardo che avviera il suo giro della Super Pole. Sì, è partito il crono di Mattia Izzo. Vediamo subito come affronta il primo curvone che è in fondo al rettilineo. Per il momento sembra tutto bene, rimane sulla seconda curva bene, diciamo, appoggiato al cordolo interno. Attualmente sta facendo tutto molto bene. Queste S Leggermente, che leggermente lungo qui. si affrontano in quarta marcia, tutto in quarta marcia, scalato adesso in terza. Qui si entra e poi dopo a metà curva si spalanca per sfruttare questa leggera discesa, ha preso un po' di erba. No, leggermente lungo nella seconda variante. Sappiamo benissimo che in quel serpentone basta ciccare una curva e si perde tantissimo. Ecco, inserisce l'auto di prepotenza, stacca di terza marcia, bello cucito al cordolo, va a prendere il gas in mano molto presto. E vediamo adesso come affronterà il tornantino. Sappiamo che questo è un punto cruciale per quanto riguarda il tempo. Credo Un abbia inserito leggero, addirittura la prima marcia, sì. sì, un leggero bloccaggio, è entrato in seconda per poi affrontare la curva in prima e poi subito, come ha messo il volante dritto, subito spancato in seconda marcia, sembra un buon giro. Sì, credo che assolutamente possa azzardare un 5-2, uno 0-5-2. Guarda, leggermente si intraversa la Un pochettino corvette. largo. Gli ha tolto quel decimo di secondo in Sì. cui poteva prendere il gas in mano. Vediamo comunque, credo che in tutto sommato sia un buon giro quello del pilota del GTVR. Notiamo che dalla guida sembra avere soffrire un po' di sottosterzo questa vettura. Sì, Anche vedi adesso, qui hai visto che tipo di attenzione, manovra? perché sì, attenzione alla S, molto importante perché qui se si sbaglia si perdono decimi preziosi. Vediamo, molto aggressivo sui cordoni interni. Qui tutto Ottima, ottima la buono. S. Brava, Ottima, sì. ottima la S. Sappiamo che è molto difficile quella S perché ha pochi punti di riferimento per la staccata. Forse un po' troppo interno nella parte finale. Ha preso pochi giri il motore. Stampa, vediamo il suo tempo. È un 2.05.253. Ottimo il podizio. Dicevo appunto che sarebbe stato su un 2.05.2. E diciamo che le previsioni sono state abbastanza azzeccate. In pista Bruno Compagnoni. Pucci Compagnone, Pucci, Pucci compagnone Pucci. perché mi Speriamo richiama abbia messo sempre. la benzina. Sì, speriamo che abbia messo quei 5 euro in più. Dai, il prezzo del petrolio è E sceso attenzione perché ultimamente, quindi. sta arrivando sulla S, quindi a brevissimo partirà con il suo crono. Intanto nel frattempo sparata a Franco, che tanto ormai non respira più. Non fatelo soffrire. Franco, un goccio d'acqua, grazie. Attenzione che sta Grazie, grazie. No, ma noi, partendo e si goccio sta d'acqua, mica a lanciando te. per il suo crono. Parte in questo momento il crono di Bruno Compagnone. Vediamo come affronta la prima curva. Attaccato al primo cordolo. Bene, tutto bene per il momento. Anche al secondo cordolo. Apre a metà curva più o meno. Cordolo in uscita. Sfrutta tutta la Aggressivo. pista, sfrutta tutta la pista. Ecco, questo è il Tanto. serpentone che dicevo prima. Qui ha sbagliato Izzo. Il compagnone è molto, molto, molto più Sì. cucito al cordolo. Si fa la prima S in quarta, poi si scala in terza. A questo punto si affronta, ora si spalanca. Attenzione, un pochettino di, diciamo, in accelerazione, ma non dovrebbe avergli dato nessun tipo di problema. Una leggera scodata, ma sta andando via abbastanza bene, Bruno. Vediamo questa curva a 45 gradi, vedi, tutti quanti vanno a tagliare con due ruote sul cordolo, vediamo qui, non blocca la ruota, Attenzione, leggermente tocca il controllo. cordolo interno, gli si intraversa leggermente l'auto, ma non credo che abbia perso tantissimo. Rispetto a Mattia Izzo, Bruno Compagnone ha una macchina molto più stabile sull'anteriore, riesce a inserirla molto bene. Attenzione, un errore, Erroraccio, controllo di. erroraccio.
Sì, in traversa qui praticamente Bruno Compagnone si è giocato e si ferma Bruno, clamoroso, clamoroso, uno dei protagonisti della Super Pole, ovviamente brucia così la sua ambizione. Peccato, e peccato, quindi... perché sin lì il giro non era niente male e fatto, purtroppo buono, rischia di buttare. Ma volevo fare una domanda a te che, non... cioè, te che sicuramente sei più esperto di me. Nel caso un altro pilota avesse lo stesso tipo di problema e quindi interrompesse il suo giro, ti farebbe riferimento ai tempi della qualifica? È un'ottima domanda a cui non so rispondere. Ci documenteremo con il regolamento alla mano. Ha direttamente decimo. Ok, però se un altro pilota fa, chi è nono e chi è decimo? Forse, forse il primo che esce ha un vantaggio e quindi diventa nono. Magari in questo caso Bruno Compagnone è il primo che ha bruciato il giro e potrebbe, vabbè, avere un piccolo vantaggio rispetto a chi lo brucia magari successivamente. Ci interpelleremo quando succederà, diciamo. Ci interpelleremo. Ma questo perché ci hanno solamente a disposizione, è chiaro, perché se c'è... non posso, non si può cambiare un attimino il regolamento per le prossime volte, no? Perché, ma credo che la soluzione più giusta, la soluzione più giusta sia far riferimento al tempo della qualifica in quel caso. Ho capito. Sente Fabrizio Pacione. Sì, lo sto seguendo. Devo dire ancora complimenti alla livrea, mi piace molto, molto bella, originale. Renato, dai social abbiamo qualche notizia, se c'è qualcuno che si è sbilanciato le previsioni? No, per il momento no, nessuno ha fatto previsioni, no, non c'è nessuna previsione ancora, quindi vi invitiamo a scrivere e a dire la vostra. Intanto approfittiamo per questo giro di lancio di Pacione per dirvi che il prossimo, diciamo, appuntamento streaming dovrebbe essere per domani sera per la Pole 2, quindi anche domani sera restate con noi perché ci sarà da divertirsi. E poi per quanto riguarda la gara della Pole 1 l'avremo il 12 gennaio, mentre la Pole 2 e la Pole 3 l'avremo il 13 gennaio. Prossimo appuntamento invece del Ciak, come stavamo dicendo prima, sarà in terra toscana al Mugello con le Ferrari 599, quindi a fine gennaio, quindi restate sintonizzati con noi sul Ciak, perché ne vedremo delle belle anche al Mugello. Attenzione perché Pacione ti vai a mettere sul rettilineo, esatto, uscito di seconda qui come dicevamo prima dalla S. Vediamo che giro affronterà, che tipo di tempo si porterà a casa Pacione. Vediamo in questo momento staccatone in fondo di quinta, addirittura quarta a metà curva, staccatone poi di terza a inserire l'auto, leggermente lungo ma credo che possa prendere il gas in mano al tempo giusto. Sì, abbiamo visto praticamente un'interpretazione un po' diversa della curva in fondo rettilineo, quella è una curva che praticamente permette ai piloti di ognuno, diciamo, interpretarla un po' come vuole, se la si prende larga in entrata e stretta in uscita, oppure stretta in entrata e larga in uscita, va bene uguale, il tempo si fa ugualmente, quindi ogni pilota vedremo che farà una propria traiettoria ed è molto interessante vedere come cambiano gli stili di guida. Qui vediamo che adesso Pacione ha fatto tutto bene. Vedi, per esempio qui non va a tagliare con le ruote sul cordolo. Sì, molto pulito, ha una macchina molto stabile, ha un buon avantreno perché la macchina riesce a metterla là dove vuole lui. Attenzione al tornantino. Credo però che stia facendo un giro leggermente, azzarderei, conservativo, perché l'ho seguito un pochino durante le qualifiche, l'ho visto un po' più sporco, azzardare un pochino di più, forse l'emozione forse della prima Super Pole, e tende anche a non sbagliare molto, quindi non so, vediamo se pagherà come tattica, quando lo fa Pedri paga, quindi vediamo se paga anche quando lo fa lui. Bello pulito, bella raccordata questa, molto buono questa parte, esatto, di esatto, ha fatto tutto molto bene, molto vicino ai cordoli, ha lasciato scorrere la macchina, le velocità sono buone, diciamo che è vero che non sta rischiando, ma il tempo potrebbe essere un tempo, diciamo, interessante, che potrebbe portarlo comunque sia nella parte alta della griglia. È leggermente più lento in percorrenza, ha usato una sesta marcia, qui corti sicuramente più corti, ma l'ho visto un pochino più lento in percorrenza del curvone,
uscita di seconda pulita, vediamo veramente tutte le curve sono state veramente molto pulite. Attenzione al crono di Pacione, si sta per fermare il cronometro e il tempo è 2:05:09. 205965, esatto, Per dicevo, era una cui guida conservativa e ho visto giusto perché in qualifica aveva fatto, mi sembra, 4 decimi meglio. Però sicuramente secondo me questa tattica potrà pagare perché sappiamo benissimo che la Super Pole ha delle volte fa degli scherzoni, quindi sì. E adesso è il tuo team manager in pista, Pasquale Minotti, team manager dei GT Vuelta. qui Questo sono leggermente di parte, ve lo dico, leggermente molto di parte. Pasqualino ci ha fatto vedere più volte che se imbrocca le prime curve diciamo, ed è sicuro della macchina, può fare veramente un gran risultato, e altre volte invece purtroppo preso un attimino dall'emozione ha fatto degli errori Beh, banali, Laguna, se andando a ricordiamo Laguna. rovinare, esatto, andando a rovinare appunto la sua Super Pole. Sapete, adesso entrare sul rettilineo, sta affrontando la AS, quindi parte il giro veloce. Pasquale Minotti, Ivan, Io a gli ho te. predicato calma prima della Super Pole, cioè delle qualifiche proprio in generale. Ho detto state a casa tutto quello che è possibile portare a casa, tanto poi c'è la gara che è un'altra storia completamente. Vediamo un attimino, io credo che lui il 4 e 8 ce l'abbia, non so però in Super Pole quanto sia possibile fare un tempo del genere. Bello pulito e nel primo curvone ha frenato al punto giusto, ha preso la corda, vediamo come andrà a affrontare la prima parte del circuito dove si effettua il tempo, cioè il serpentone di Cattivo, Suzuka. bello cattivo, Ivan. Sì, lo vedo determinato, non è un pilota che si risparmia, che fa pretattica, è un pilota che quando entra in pista dà il tutto per tutto, quindi questa, è vero che questa cosa magari potrebbe essere un'arma a doppio taglio come si è dimostrata a Laguna Seca, ma quando imbrocca il giro giusto veramente Pasqualino può fare, te la può giocare con tutti, ecco, diciamo. Bello qui, pulito su questa parte del tracciato. Scusa Franco, perché queste sono due curve importanti, bellissimo, tutto molto bene. A te Franco. Leggermente non cucito al cordolo. No, mi volevo agganciare a quello che stavo dicendo io, praticamente dal tutto per tutto questo ragazzo, ragazzo si può dire ragazzo. Buono Questo anche ragazzone. Tornantino, è uscito veramente velocissimo, tutto in seconda, ha fatto un Molto pulito, grandissimo molto giro pulito. fino adesso. Allora, vediamo adesso, si porterà nell'ultima parte di Suzuka, dove siamo già nel terzo settore. Nel terzo settore, questo è proprio in ingresso, leggermente staccato dal cordolo, ma la parte finale, la parte più importante, la prima parte di questo curvone è molto a interpretazione. Mi sembra abbastanza pulito, ha preso il gas in mano molto presto e adesso Sì, andremo c'è. nella Sì, parte più critica per lui, cioè il curvone finale con la S, dove ha avuto molte difficoltà. c'è stato un piccolo, non so se c'è stato un piccolo errore, ma c'è stato un cambio di marcia dalla quarta in terza in un punto dove ovviamente non si doveva cambiare. Non lo so se è una Ma cosa credo lui voluta. utilizza molto il freno Troppo motore, leggermente lungo, lungo. però Sì. ha chiuso bene, Sì, gas. è uscito lento dalla S, è uscito lento dalla Ma S. secondo me siamo su 2:05:04. È comunque un ottimo tempo, ma non dovrebbe Vediamo andare ad Pasqualino Minotti è 2:06:00. 2:06:00. Eh sì, Peccato, peccato, credo abbia perso l'ultimo giro. ve l'ho All'ultima detto che curva. c'è stato un cambio di marcia, ha scalato dalla quarta alla terza in un momento in cui doveva lasciare andare la macchina sulla doppia curva, quella prima del rettilineo che praticamente riporta verso i box. Mi è sembrato una cosa, un cambio di marcia innaturale, forse preso non lo so, dall'emozione, no? Oppure un errore, involontariamente uno cambia marcia, insomma. Però mi è sembrato che lì abbia fatto, diciamo, poi magari lo sentiremo direttamente dalla sua viva voce, se è Esatto, stato un sì, errore sentiremo oppure se. direttamente lui. Intanto c'è Sì. Tartaglia che si sta lanciando. Anche lui una new entry in Super Pole. Eva, tu te fai domani, vero? Con la seconda? Io sì. La pole Ma non 2, so come ho sì. fatto a entrare in Pool 2. Stavo per cancellare il gioco io Intanto ieri. abbiamo una chat molto viva, Renato. No, al momento no, nessun commento da parte dei nostri telespettatori. Ma io vedo un Paolo Davide Lumia molto attivo. Credo l'abbia bloccato.
Infatti. Sì, forse, no, forse sì. Sì, vedo Paolo che dice che praticamente secondo lui Pasqualino Minotti ha perso mezzo secondo nell'ultima S. Sì, no, sì. Assolutamente d'accordo. Assolutamente, sì, scusate, sì, avevo avuto un blocco, dovuto fare refresh. Sì, io che non mi sono ragionata la schermata. Mi dicevi, Franco, che ho sentito, volevi farmi una domanda? No, dicevo, tu hai parlato di gioco, dice che hai, diciamo che facevi, toglievi il gioco dal PC. Io ti vorrei fare un appuntino. Ti avevo preso per coloro che non conoscono questa situazione, praticamente questo non è un gioco in realtà. Questo è un simulatore che deriva dai simulatori della Formula 1 veri. No, assolutamente. Cioè perché chi ci ha lavorato su questo simulatore da Kunos praticamente sono gli stessi che hanno fatto il simulatore dove praticamente i piloti di Formula 1 della Ferrari si cimentano per imparare bene le piste prima di andare in pista sul serio, capito? E allora, sì, no, assolutamente. No, ecco tutto qua. No, lo dico non tanto per te, lo dico tanto per i radio e teleascoltatori che magari. Attenzione, perché c'è Tartaglia, però, che sta finendo il giro, quindi abbiamo un Perfetta la S, ha avuto un paio di tentennamenti, sì, al curvone da accordare dove non è riuscito a prendere la corda nella parte finale. Ah, ecco, vediamo tagliavo io perché c'è la taglia in pista. Esatto, vediamo. Attenzione, la taglia a secondo con 2.5.7. Ci scusiamo con i nostri telespettatori, non l'abbiamo seguito con il giusto, con la giusta enfasi e con la giusta attenzione. Ce ne scusiamo, ma diciamo, è stato un momento così. Sì, colpa mia, scusate, abbiate pazienza. Momento di debacle. No, non ci siamo accorti. Sì. Ciccone in pista. Insomma. Vai. Ciccone in pista che si sta lanciando. Lui diciamo che potrebbe insidiare Izzo in questo momento, perché Cone l'ho visto bello carico tutto il weekend per quanto riguarda le prequalifiche. Quindi credo che potrà insidiare Izzo nel 2.05 basso. C'è un leggero spacco tra la prima e la seconda posizione, perché abbiamo il secondo posto che si trova a mezzo secondo e poi gli altri a 7 decimi. Quindi diciamo questa Super Bowl non c'è niente di scontato, ecco, quindi vedremo un attimino. Tanto perfetto l'inserimento di Ciccone. Sì, Ciccone sta tutta la pista tutto quanto molto bene fino adesso, anche lui che affronta queste S in quarta marcia, dovuto parzializzare sulla seconda, adesso scala in terza per fare questa nuova doppia S. Vediamo, parzializza, sta vicino a Cordova, riapre tutto in accelerazione. Quarta a salire su questa curva in contropendenza e quinta marcia si porta su questa curva che si fa in quinta. Attenzione, molto Cordolo. Porta un pochettino all'esterno. Ha rischiato molto, leggero bloccaggio. Ai. Sì, un bloccaggio e ha fatto... Diciamo che ha rischiato molto, perché l'auto, come metti un pochino una ruota sull'erba, non ti perdona. Leggermente è partita male sovrasterzo l'auto, credo che sia sopra il 6 con questo paio di errori. Male il tornante, la macchina gli si è scomposta sul posteriore, è uscito molto lento in seconda marcia e ha lasciato secondo me dei decimi pesanti lì sull'asfalto. Vediamo come chiuderà il secondo curvone. Si è ripreso all'ultimo, leggermente largo, riesce a prendere il gas in mano. Vediamo, spalanca tutto il gas sul rettilineo che metterà nell'ultima parte di tracciato. Qui supera 2.7, Ivan, secondo me. No, credo che sia sul 6 basso, secondo me. Vediamo un po'. Molto bene qua sulla 180 R. È tutto qui, vediamo. Bloccaggio lungo il bloccaggio tanto. Riesce però a inserire, vediamo come riesce a essere veloce. Lentissimo sulla S, lentissimo. Peccato. Quasi fermo sull'uscita della S. Vediamo un attimo quale sarà il suo crono. Attenzione, Domenico Ciccone taglia traguardo con 2.06 e 0.36 per 6 millesimi, addirittura davanti a Pasquale Minotti. Esatto, incredibile. Porca miseria, incredibile, sul serio. Quindi se non avesse commesso tutti quegli errori probabilmente sarebbe andato a ridosso di Mattia Izzo. No, è un buon setup, credo che
ciò che l'ha salvato sia il suo setup, perché la macchina la vedevo molto veloce. E come aveva dei buoni rapporti, in quanto la macchina la vedevo molto prestante, molto reattiva appena lui gli chiedeva potenza. Sappiamo che qui l'auto tende a scodare tantissimo, quindi il carico di potenza al suolo è stato ridotto dai piloti al minimo. Però chi riesce a fare in modo che l'auto non scodi, riesce a dargli maggiore potenza sulle ruote, può avere quell'accelerazione maggiore rispetto agli altri che può aiutare a fare il tempo. Ricordiamo intanto, Come faccio? Sì, non ho mai aperto, scusa. no, volevo ricordare intanto i piloti che hanno già fatto il loro crono, quindi in questo momento troviamo Mattia Izzo al primo posto con Robert. 2.05 e 2, secondo Fabio Tartaglia con 2.05 e 7. Terzo Fabrizio Pacione con 2.05 e 9, quarto Domenico Ciccone con 2.06 e 0.36, quinto Pasqualino Minotti con 2.06 e 0.42, sesto Bruno Compagnone in questo momento risulta ovviamente ultimo perché non ha chiuso il suo giro. Alberto Rupert in pista. Vediamolo con attenzione che è Rupert? tra i favoriti, eh? Lì Sì, era uno del Rupert è... trittico del fast stage che hanno chiuso la qualifica davanti, quindi. Attenzione, una sbandata in uscita dal tornantino. Sì, ma è il giro di Qui lancio, è giro di lancio. Sicuro che è giro di No, no, lancio? non è giro di Non è giro di lancio. lancio, questo Sono qua è il giro sicuri? buono. Non ho Sì, notato, sì. questo è il giro buono, quindi attenzione perché Rupert sta aggredendo la pista. Fatto tutto molto bene qui in questa parte alta del circuito. Adesso andremo a vedere la parte finale, la 180R e la S, come si comporterà la sua vettura. Ci siamo un attimino dilungati, diciamo, nel dare l'aggiornamento delle classifiche. Ci siamo persi, diciamo, la prima parte del circuito di Rupert, ma seguiamo questo finale. Attenzione, buonissimo l'inserimento sulla S, lascia scorrere la macchina, un pochettino largo in uscita. Maledetta, veramente maledetta quella S. Spalanca tutto il gas sul rettilineo. Vediamo un attimino come potrà chiudere Rupert. Credo che sia a seconda posizione. Attenzione Rupert, Terzo, crono ed è terzo, 2.05.957. due. Molto difficile questa Super Pole. Izzo, come al solito, in Super Pole rischia di fare il colpaccio. Anche a Laguna Seca era molto in difficoltà. E poi in Super Pole è partito secondo. Abbiamo praticamente dal terzo classificato al sesto abbiamo praticamente quattro piloti in 80 millesimi. Veramente una Super Pole combattutissima. Giacomella, interessantissimo. Sì, Ecco, Giacomella un altro dei favoriti, quindi un sta facendo le altro ultime curve GTVR, Ivan, è roba adesso, tua questa, quindi sì. No, commento. vediamo. Giacomella ha una guida un po' più sovrasterzante. Diciamo che la macchina che gli parte dietro lui la predilige rispetto magari a un Pasqualino che gli piace più la macchina sui binari. Anche se poi l'abbiamo visto abbastanza sporco oggi nella guida Pasqualino. Vediamo Giacomella come interpreterà il primo curvone. Staccatone di quinta a metà curva, inserisce la quarta e va a raccordare. Benissimo, cucitissimo al cordolo e ottima l'accelerazione della sua Corvette C7R. Vediamo nel serpentone. Mi sembra abbastanza pulita la guida di Giacomella che affronterà adesso l'ultima parte nel curvone a destra. Si presenta abbastanza pulito. Adesso curvone lungo, curvone di quarta. Si allarga la prima parte e poi si va a chiudere di quinta marcia. Adesso si cambia direzione, tutto a destra, staccatore a 45 gradi, due ruote sul cordolo, si scala un'altra marcia, leggermente sovrasterzo, ma credo l'abbia favorito leggermente in questa curva, questo sovrasterzo dovuto al contatto col cordolo. Staccatore Incredibile che adesso cosa ha per il fatto. tornantino, di prima Giacomella, leggermente un po' troppo sul cordolo, Attenzione al vediamo. bordo interno. Qui un pochino ha perso qui. Perché stanno un po' troppo interno, ha fatto lo stesso errore di Sì, Compagnone e ha ha avuto rischiato di paura che perdere la macchina, l'auto, sì, ha avuto paura che in accelerazione la macchina gli partisse e quindi è stato un po' conservativo, però in quel tratto non bisogna esserlo perché si rischia di perdere veramente decimi pesanti. Qui per il momento adesso è tutto bello bene. cucito, bello cucito. Sembra abbastanza prestante. No, Giacomello era del GTVR il più veloce nel circuito di Suzuka con la Corvette. Vediamo adesso nella parte finale dove
la maledetta S ha punito un po' tutti tranne il buon Mattia Izzo. Vediamo un attimino Giacomella se riuscirà a fare meglio. Molto più conservativo. Vede bene sulla prima anticipa, parte. Vediamo. Anticipa molto bene. Molto bene. Giusto, abbastanza giusto. Rispetto agli altri, una buonissima S. E credo che. Se, che ha credo che insidierà Izzo. Due. Sia sul 5-3. Attenzione, vediamo il suo crono. Attenzione. No, incredibile. 2-0-6-0. Pazzesco. Sì. Pazzesco, sì. Ragazzi. Io l'ho visto per. Ho visto veramente un gran giro quello di Giacomella. Il tornante, probabilmente il tornante è stato quello che lo ha penalizzato. Ragazzi, io... Si è quasi fermato sul tornante, quindi... Io veramente, quello che ha fatto Izzo è stato veramente un investimento... Incredibile, riesce centrato, sempre... centrato al 100%. È un pilota che riesce sempre a tirare fuori il cappello, il coniglio dal cilindro, è incredibile questo ragazzo. In difficoltà sì, perché fino sappiamo all'altra sera... La Super Pole punisce molto chi non riesce a centrare il tempo al primo giro. E intanto permettetemi di commentare il giro di Masetti che si sta lanciando sul rettilineo. Masetti che non lascerà nulla a Petri, quindi le tenterà tutte. Vediamo come affronta il primo curvone. Si scala dalla sesta fino in terza, si affronta questa curva in terza marcia, si accelera, si va in quarta, si affrontano queste due S usando molto il cordolo interno, si mantiene la quarta, si accelera, attenzione sull'erba, terza marcia, sta prendendo dei rischi Masetti, vediamo se al momento nulla di grave, qui tutto bene, molto molto diciamo sulle linee giuste, e sta facendo tutto molto bene, quinta marcia. Adesso questa curva che vi arriva a destra ha scalato in quarta marcia, prende un po' di cordolo interno e qui si fa in terza, lascia scorrere la vettura, vedete come sono diverse proprio gli stili di guida, cioè chi prende certe curve in quinta, chi le prende in quarta, vediamo come affronta il cordolo in seconda marcia, c'è stato un leggero pattinamento del posteriore, bell'errore ha fatto a tornantino, gli è partita di dietro, è partito, vediamo come può cercare di recuperare a questo piccolo defiance, non credo che riuscirà a togliere la prima posizione Izzo, credo che l'ultima a giocarsela sia Petri, vediamo fino adesso qui tutto bene, quarta, terza, ha dovuto parzializzare, non ha preso proprio il cordolo interno, forse sì, ma devo dire che questa sia perso. Ha cercato questo sovrasterzo Masetti, perché scalando ho visto proprio la macchina che si è travenzata quel giusto che gli ha permesso di chiudere la curva prima degli altri, attenzione al 180R, si sta buttando dentro, bellissimo, uscito velocissimo da questa curva e adesso la staccata della S lunga lunghissimo, ha sbagliato, lunghissimo, si era già visto che era arrivato lungo, ha si è ripreso tantissimo. Però si è ripreso, ma lì ha lasciato altri decimi sull'asfalto, vediamo il crono di Masetti che secondo me ha tanto da recriminare perché questi sono errori di guida e quindi vediamo, credo si piazzerà dal quarto e il quinto. No, pazzesco, Masetti ottavo, sì, 2-0-6-1, sì. Infatti si va a stare contro sarà le gomme. Sarà sicuramente arrabbiato con se stesso perché tanti piccoli errori che praticamente hanno fatto la somma di questa Super Pole e adesso... Petri. C'è Sua Maestà Petri, vediamo se riesce a spodestare Mattia Izzo, si sta per lanciare Petri, vediamo quale... tempo stacca, riuscirà a fare il 2-0-4, vi chiedo? Io chiedo, sì, assolutamente, secondo me sì. Io veramente ragazzi vi invito a guardare la guida di Petri che su questa pista è pazzesca. Sì, dai social, Renato, velocemente. Sì, stanno commentando anche loro le gesta dei nostri piloti, è incredibile con quanti hanno commesso errori e quindi... A fine sono rimasti arretrati rispetto alle posizioni che pensavano di raggiungere e quindi inaspettatamente al primo posto si trova Matteo Izzo. Sta forzando certo, sì, Petri. Avete visto come ha fatto la prima curva Petri, che praticamente l'ha fatta ancora differenza da tutti gli altri, quindi stili di guida completamente diversi e Petri sta forzando perché... Sta forzando, lo vedo dalle linee, perché assolutamente in qualifica... molto molto più pulito. Sembrava molto più caudo, adesso credo che proverà a sfondare il tempo. Vediamo subito come affronta queste due curve in sequenza,
Cordoli in entrata sulla prima, vediamo la seconda, questa è una curva da terza marcia, ancora tanto Cordolo, Erba in Cordolo esterno e adesso il tornante. Qui, se passa indenne al tornante e poi dopo se la giocherà fino alla fine con... Non ha bloccaggi, con... perfetto, non ha bloccaggi, è pazzesco, è un setup fantastico. E adesso qui se la gioca con Mattia Izzo. Vediamo un attimino se... Sì, credo, se... credo leggermente largo il tornante di Petri rispetto ai giri precedenti sempre effettuati da lui. Ma comunque un ottimo tornante anche rispetto agli altri. Qui molto, qui, molto, molto cucito al cordolo, perfetto. Una guida pulita, precisa, non ha sbagliato nulla, concentrato. E per andarsi a prendere questa super pole del quinto appuntamento del Chuck, vediamo la 180R, vediamo quanto sarà veloce. È uscito velocissimo, 210 km/h. Adesso la staccata della S anticipa molto, sì, anticipa molto. Attenzione, un pochettino largo in uscita dalla seconda S, ma va bene così. Vediamo che Petri dovrebbe andarsi a prendere, se non ci sono problemi. C'è. Questa super pole, vediamo il crono di Petri come passa sul traguardo. Ecco, infatti là, c'è 04784, fantastico, l'ho detto, stava forzando leggermente di più rispetto a prima, un pilota che in scioltezza mi fa 2049 e poi in super pole mi fa 2047, vuol dire che nel taschino ci sono ancora parecchi decimi. Sì, è stata una super pole che ci ha diciamo dato parecchi colpi di scena, perché non ci aspettavamo un Mattia Izzo secondo, un Fabio Tartaglia terzo, quella la grande sorpresa, un Pacione quinto e un Domenico Ciccone sesto. Veramente c'è addirittura Masetti ottavo, Masetti nono, scusate, per cui c'è tanta roba qui, nel senso che anche per quanto riguarda la gara ne vedremo delle belle, perché su questa pista bisogna tirare e non si sorpassa. Non si sorpassa e sbagliare qui vuol dire compromettere la gara. Non ci sono le vie di fuga, su certi punti sono veramente corte, e fa schiantare la macchina contro i guardrail vuol dire veramente finire la gara al momento. Io ne so qualcosa. Sì, adesso ci comunica la regia che possiamo procedere con le interviste, quindi volevamo portare su un attimino Petri, Izzo e il terzo era, ricordatemi un attimino, Tartaglia, quindi li portiamo qua insieme con noi. Attenzione perché siamo in streaming, quindi diamo un saluto ai ragazzi che hanno diciamo il podio virtuale per questa qualifica. Quindi salutiamo innanzitutto il poleman Emanuele Petri. Ciao Emanuele. Ciao, buonasera. Poi l'outsider Mattia Izzo, che fino all'ultimo diciamo è stato lì a cercare di tenersi la super pole. Mattia Izzo. Bella, salve. E poi abbiamo un outsider, quello che non ti aspetti, quello che ti fa quello che tu non penseresti mai che potrebbe fare, Fabio Tartaglia. Ciao, ciao. Allora, cominciamo innanzitutto da poleman, Emanuele Petri. Abbiamo visto una vettura che apparentemente sembra abbia un setup che la rende facile da guidare, è così Emanuele? Tanto facile no, perché praticamente c'ho le ali scariche. No, quello che noi vedevamo per come tu guidavi ci faceva sembrare che la tua vettura fosse facile da guidare. Quindi, che andassi piano. Bravo a te che sicuramente l'hai guidato in modo tale che a noi sembrava veramente che avessi un setup fantastico. Sì, no, la macchina era... bene, poi sono abituato bene, io a guidarla bene, dai. Guarda, voglio farti una domanda tecnica questa volta, a parte che ti ho seguito molto durante le qualifiche, e voglio sapere se deriva più dal lavoro che hai fatto sul setup o più dal tipo di guida molto pulita che hai cercato di adottare rispetto a Laguna.
No, è la guida, perché comunque quei tempi lì li facevo anche con le altre setup, poi magari quello un po' più scarico facevo uno o due decimi meglio, ma meno spesso. Non è che c'era poi questa grande differenza. Più Vedo per esempio che quando altro arrivi. cercavo sì, di essere più pulito possibile. Ti vedo quando arrivi le staccate cruciali, vedo tutti tanti che hanno, a parte litigano con lo sterzo, ma soprattutto hanno problemi di bloccaggio, e mentre tu Sì, arrivi riesci a infatti. staccare forte senza bloccare. Quindi questo volevo chiedere da dove deriva. Quello che faccio. Sì, no, beh, poi è il problema di questa macchina alla fine, la frenata, perché come freni un pelino di più si blocca subito. Insomma, mi sono abituato su quello, sulla frenata parecchio. Tanto di farla scorrere e magari di non farla staccata della morte. No, veramente comunque complimenti, perché ho visto che eri molto sicuro di te, l'ho capito subito dalle qualifiche quando hai fatto due giri 2.04.9 e ti ho visto forzare leggermente in più dalle traiettorie in Super Pole e sapevo che avresti potuto abbassare, quindi complimentoni. Grazie. Per quanto riguarda il discorso, diciamo così, qualifiche, abbiamo visto che in qualifiche hai avuto dei problemi, sei uscito dal serve, sei rientrato, poi hai uscito con le soft e poi te ne sei accorto, sei rientrato, sei uscito con le super No, soft. avevo più che altro problemi hardware perché stasera ho voluto cambiare la scheda video prima di Ah, correre e ok. non è stata forse una mossa molto azzardata, cioè molto stata azzardata, via. Quindi Certo. uscivo per riabbassare i dettagli perché andasse un pochino meglio il gioco. Più che Renato, altro per quello. dai social, c'è qualche domanda per Emanuele? Dunque, no, al momento no. Guarda, Ma io ho niente. letto Ciao. una domanda di Davide Lumia che chiedeva se Emanuele aveva lo stesso assetto degli altri Fastenager oppure se aveva un setup suo customizzato proprio per la sua guida. No, Alberto so che aveva un altro setup. E Max forse no, Max usava il mio, penso. User joined your channel. Altre domande, Renato? Bruno nemmeno si è Ma ci sarebbe nominato. Andrea Favini che gli Poverino. chiede se vuole aprire una scuola guida, User was moving visto seven. la Io guida pulita no. che ha. Sì, nemmeno venne a No, no, no. farelli. Va bene, Emanuele, se avremo altre domande che ci faranno i nostri telespettatori dallo streaming, ti richiameremo in causa. Nel frattempo volevamo fare i complimenti a Mattia Izzo. Io avevo sentito User has moved to personalmente your channel. Mattia User joined your channel. prima di partire con le qualifiche e mi era sembrato un attimino in difficoltà. E Parecchio. invece poi ha fatto una buona qualifica e poi dopo, diciamo, grazie anche alla bravura sua, ma anche agli errori di altri piloti, vedi per esempio Masetti, lo stesso Bruno Compagnone, è stato poleman fino a che poi Pedri non ha guadagnato. Quindi Mattia, ti sei trovato bene questa sera in pista? C'era un buon grip? Cos'è che ha determinato questo poi risultato ottimo per te? Ma sinceramente quello sono stato in difficoltà sempre fino a stasera, a quanto pare, perché ho girato pochissimo, sono riuscito a girare poco perché ho avuto dei problemi e tutto, sicché ho girato poco. E stasera ho stretto proprio i denti e sono riuscito a fare quel tempino lì in qualifica e per penso 2 millesimi sono riuscito a rientrare al decimo tempo. E poi ho fatto la Super Pole e mi sono stupito anche io di questo tempo perché praticamente ho recuperato 3 decimi che ho fatto in qualifica, l'ho recuperato tutti, penso nell'ultima S. Boh, non so come l'ho fatta, mi è venuta bene, mi è venuto quel tempo lì. Intanto io chiederei a Renato se fa la domanda che gli hanno fatto in chat. C'è una domanda carina che ti hanno Per fatto. Mattia? Sì, quella per Mattia, sì. Dice il nostro simpatico Paolo Davide Lumia che gli ha chiesto come fa a essere sempre così efficace in Super Pole. Per caso beve Red Bull? Oh, no, fa cagare, sa di cingomma. L'hai Sinceramente, rifatto.
Non è il problema mio, il problema sono quegli altri che fanno le cazzate. Che sono anche... sempre gli stessi tempi. No, tu l'hai rifatto un'altra volta. Hai fatto la sesta... questa cosa l'hai già fatta a Laguna. Che è un po' il vago. No, ma io non ci so. Secondo. Qui no, ma io già. Secondo. No, cioè, insomma... io non so come mi è venuto quel tempo, davvero. Io ho sempre girato. Guarda, il tempo che ho fatto nelle prequalifiche mi è venuto l'altra sera perché ho trovato un piccolo tocchettino nel setup che mi faceva girare un pelo meglio la macchina e mi è venuto fuori quel tempo lì, se no io ero fuori proprio dalla pull 1. Vabbè, dopo la gara ce lo dici però. Cosa? Il pilino che ti ha fatto girare meglio la macchina. No, lo dico solo a quelli del mio team, se no, scusa. Dopo, fine delle gare, alla fine, no, alla fine della... Non lo dire che in pool 2 mi massacrano domani, per favore. Sì, vabbè, è una discherata, però boh, a me ho fatto sentire meglio la macchina, sicché nulla. Ma ho avuto culo, secondo me, perché quel tempo lì non me lo sognavo nemmeno. In ottica gara, come ti vedi? Male, faccio passare tutti avanti, faccio ma non fa come a Laguna, ti prego, l'altra volta che ci hai fatto, io ti aspettavo combattivo là davanti. Tra l'altro chiedo se c'è partenza lanciata oppure si è già espressa la direzione gara in tal senso. A proposito di direzione gara, scusa Roberto, scusate tutti se vi interrompo, mi è pervenuto proprio dalla direzione gara che Tartaglia è squalificato perché ha avuto un taglio, tutto qua, scusate, abbiate pazienza, ho approfittato di questo che è in trimissione mia. Vai. Quindi mentre si qualifica decimo. Esatto. Ok, grazie per la precisazione. Posso fare una domanda? Dove è stato il taglio? Non mi è stato detto. Ah, ok. Prego. Quindi c'è la partenza lanciata o da fermo? No, appunto, io chiedevo perché non so se c'è partenza lanciata. No, quindi vedremo lo spettacolo, diciamo, della prima curva, dove del posto la prima curva, okay. Arrivate faccio tutti come, quanti ammucchiati, no? No, faccio come Senna, butto fuori subito. Come Senna, sì. No, diciamo che vi siete qualificati primo e secondo, proprio quelli che durante, se risentite poi lo streaming, ho analizzato durante la qualifica, perché avete due stili di guida totalmente opposti. Cioè, Pedri è preciso, sembra che la macchina sua sta sui binari, sembra che lui corre con una GT3 normalissima invece che con questo cassettone. E invece tu corri con al stile di guida classico, sembrava uguale alla Lotus, che tu praticamente la sbatti dentro con prepotenza, però alla fine infatti ha pagato entrambi hanno pagato. Quindi secondo me alla fine quello che fa sempre la differenza è il manico, quindi... Diciamo che la differenza soprattutto l'avete fatta nel non fare errori, perché tutti gli altri hanno fatto tutti errori, specialmente al Tornantino. Tornantino, la S per nella Superpole sono stati maledetti. È vero. Hanno sbagliato tanto. Mi dispiace anche per Bruno, perché lo vedevo bello in forma. No, Bruno non lo sappiamo dov'è, è morto, si è ammazzato, non so che fino a fare. Sì, ha fatto un errore al Tornantino e poi dopo successivamente si è fermato, forse si è anche innervosito, non lo so. Comunque, vabbè, ringraziamo Mattia Izzo, abbiamo... c'è un'ultima domanda, Renato, per Mattia, credo. Sì, non so se si può leggere, perché... No, quella l'ultima proprio, io c'ho un... No, c'era una domanda ancora per Petri. C'è una domanda sia per Petri che per Izzo, riguardanti le ali. Non so se la leggi tu. Sì, no, per Petri c'è sempre Paolo Davide Lumia che chiedeva se durante tutte le prequalifiche si è trovato subito bene con la Corvette oppure ha dovuto fare tantissimi giri per arrivare a questi tempi. No, vabbè, l'allenamento serve. Piano piano si abbassa sempre di più e si arriva poi al limite. Però no, mi trovavo abbastanza bene, poi giorno dopo giorno miglioravo io, miglioravo anche la macchina e quindi di conseguenza abbassavo sempre i tempi. Ecco, un'altra cosa, se è possibile sapere quanto avevate di ala sia l'anteriore che il posteriore. Se stai in pool 2 non glielo dite. Effettivamente Pedri ha detto prima, ha detto c'aveva la scarico.
era Sky, l'ha detto, con molta semplicità, e di questo bisogna dargliene atto, vuol dire che non ha paura di nulla, ragazzi. Quindi abbiate sì, perché pazienza. Con la scarica è ancora più difficile affrontare la parte mista del circuito. È certo. Per sì, riuscire a tenerla. Ho provato un po' con l'ale un pochino più alte, più basse, più o meno i tempi sono quelli. Diciamo che scarica, se la porti bene, c'hai quei 2-3 decimi in meno. Peccato sono adesso perché... i rettilinei che sono belli lunghi e... Sì, quella... è la prima parte che devi cercare di farla perfetta. Se fai quella perfetta sei già a buon punto. Ok, io direi di far parlare anche Fabio Tattaglia qui, ottimo terzo, Fabio benvenuto. Abbiamo detto che Tattaglia purtroppo... Sì, infatti era proprio questo che gli volevo chiedere, un ottimo terzo tempo, ma dov'è che hai tagliato? Sembra che ci sia stato un taglio su una curva, quindi ti sei reso conto di questa cosa, Fabio? Ma allora, sono stato particolarmente aggressivo sui cordoli dell'ultima S, però P-Tracker non mi ha dato niente. Non so se probabilmente riguardando il replay è stato giudicato un taglio. Vabbè, niente. No, sembra che proprio, scusami, mi è stato detto che è proprio il P-Tracker che ha dato questo. Non so, adesso forse c'è qualche problema. Io non lo so, adesso è stato detto in trasmissione al volo e pertanto... ovviamente questo qua avrà il tempo che vedremo un attimino poi. Vabbè, queste sono voci radio box, quindi poi dopo no, un personaggio proprio della direzione me l'ha detto, attenzione, perciò non è che no, radio no, box non c'è perciò, problema ok, tanto non so se si riesce a sapere quale curva è tagliato, però insomma vedremo un attimino dopo, si vedrà, te lo dirà completamente, te lo dirà se ci sarà una comunicazione ufficiale da parte della direzione gara. Per il momento è solo una comunicazione. Diciamo verbale, no, non ufficiale, diciamo. Per ora è terzo, ragazzi. Cosa? No, per ora è sempre terzo. You were moved. Piano. Piano. No, che è? Aspetta un attimo. Io già mi sento male. Eccolo, silenzio. Ui, buonasera. Eccomi qua. Ciao Franco. Allora, ciao a tutti. Scusate E Califo. E Califo. Sì, no, io chiedo pazienza, ma non gliela facevo più a star lì dietro, tutto intasato, aspettare... Me tenete stretto, capito? Non so. Senti, io la prima cosa che devo fare è un grandissimo saluto a una persona assente, è un grande assente in questo momento, in questo periodo. Ma sempre presente. È sempre presente in noi, è sempre presente qui nello streaming, e stiamo parlando di Nicola. Nicola passa l'acqua. Nicola passa da qua, giusto? Nicola, ti aspettiamo a braccia aperte, sbrigati a tornare. Fa tutto quello che devi fare. È un in bocca al lupo per lunedì. È un in bocca al lupo per lunedì, esatto. E questo te lo dedico a te. Tutto il resto è noia, non ho detto gioia, ma noia. Ciao ragazzi, e scusate per il mini nipote l'altro giorno, sapevo più che fa, guarda, veramente stavamo ancora a destra e a sinistra, quello mi correva sotto, io gli correvo appresso, e veramente, guarda, poi la prossima volta devo prendiamo noi. Va bene, solo vedete, guardate, fermatelo all'istante, per cortesia, ok? Ciao a tutti, ciao. Oh.
E anche questa è andata, va bene, quindi Fabio, attenderemo una comunicazione ufficiale da parte della direzione gara per quanto riguarda la squalifica. Comunque complimenti, perché hai fatto delle buonissime qualifiche, hai fatto un'ottima super pole. Peccato, sicuramente un errore di guida non ti ha premiato, ma sicuramente ti sei messo in luce, l'abbiamo detto anche, diciamo, durante la diretta streaming. Tu, Davide Ciccone, sei stati veramente dei piloti che siete saliti alla ribalta, non vi conoscevamo, però è bello così avere dei nuovi piloti che comunque sia si vanno, no, ad innestare fra i soliti, diciamo, top driver. Sempre bello, vuol dire che il campionato è sempre più avvincente, sempre più vivace e porta dei piloti di un certo calibro, insomma, no? Tu che ne pensi? Ti ringrazio. Volevo sapere tu che cosa ne pensi di questo campionato del CHAC, dell'organizzazione, un tuo commento, visto che noi non chiediamo mai, diciamo, per quanto riguarda il campionato, non ci vogliamo, diciamo così, lodare, no? Però magari ogni tanto ai nuovi entrati chiediamo se piace il campionato, se magari è di loro gradimento, no? Magari l'anno prossimo potremmo anche, grazie alle vostre idee, fare qualche cosa di meglio, no? Sì, ovviamente se continuano a esserci sempre più partecipanti vuol dire che gira voce, che comunque l'organizzazione è ben fatta. È anche il motivo per cui ho cominciato anch'io adesso a frequentare questo campionato. È la prima gara, penso e spero che sia la prima di una lunga serie, ecco, compatibilmente con gli impegni. Certo, certo. Tra l'altro qui c'è un... Mi piace dire che c'è un livello di correttezza in pista che è molto alto, e questo rende ancora più bello e avvincente il campionato. C'è molto rispetto in pista da parte dei piloti e quindi, diciamo, laddove c'è, diciamo, c'è dei piloti veri, dei piloti seri, il divertimento c'è. Laddove ci sono, diciamo, piloti a cui piace, diciamo, fare incidenti o correre con delle regole ad personam, ci sono solamente delle grandissime arrabbiature e basta, credo, no? Beh sì, certamente, no, sono assolutamente d'accordo. Io chiedo ai miei colleghi se non ci sono altre domande ai nostri piloti. Potremmo anche salutare i nostri telespettatori. Questa sera, diciamo, sono stati anche, diciamo, abbastanza, perché abbiamo avuto delle punte fino a 18 telespettatori, per cui non lo so, io direi di salutare e di rinviare tutti quanti a domani sera. Credo che ci sia la diretta della Pol 2. E domani sera ovviamente ci avvicenderemo con gli altri telecronisti, credo che siano Pasqualino Minotti, Lorenzo Tramuto, sempre Franco Edizione, e poi non so chi altro parteciperà, quindi restate sintonizzati con noi. Vi salutiamo da questa super pole del quinto appuntamento del CHAC a Suzuka con le Corvette, Roberto Dominici, Robbe, Franco Edizione, Ivan Nesta, Renato Bettinetti in regia, grande Fabiano Di Dio, che si è cimentato questa sera per la prima volta ed è andato benissimo. Vi auguriamo tutti quanti una buona notte, a domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Notte, a domani. Ciao.